In lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Parola di Dio. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Lui solo è mia roccia e mia salvezza, mia difesa non potrò vacillare. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria. Confida in Lui, o popolo, in ogni tempo. Davanti a Lui aprite il vostro cuore. Nostro rifugio è Dio. In Dio è la mia salvezza. Ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era là un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per trovare di che accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati e mettiti qui in mezzo». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: «Domando a voi, in giorno di sabato è lecito fare del bene o fare del male, salvare una vita o sopprimerla?». E guardandoli tutti intorno, disse all'uomo: «Tendi la tua mano». Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Parola del Signore. La guarigione dell'uomo dalla mano paralizzata, come ogni gesto del Signore, anche dei richiami simbolici che alludono a significati spirituali. Infatti la mano rappresenta per l'uomo il prolungamento dell'occhio e del cuore, cioè dell'intelligenza e della volontà, e la possibilità di fare opere buone, di lavorare, collaborare all'opera della creazione. Ma quest'uomo ha la mano atrofizzata, quindi rappresenta l'uomo divenuto incapace di operare il bene, mentre gli scribi e i farisei stanno lì ad osservare se nel giorno del riposo sacro Gesù l'avrebbe guarito, per trovare di che accusarlo. Vorrebbero che lo guarisse per poterlo poi accusare. Quanta ipocrisia a volte davvero nei nostri gesti, nei nostri pensieri, nell'attendere o nel aiutare magari qualche categoria di persona, ma per altri fini, non per il bene di quelle persone. Bene, ora quell'uomo si trova nella sinagoga, cioè nel luogo della parola, della preghiera, attorno alla quale i fedeli si riunivano nel giorno di festa, nel giorno in cui
E Dio, dopo aver creato l'uomo, lo invita a stare con lui nella gioia della sua gloria, con il frutto delle sue opere. E l'opera somma di Dio è proprio l'uomo, perché è creato libero e capace di corrispondere all'amore del suo creatore. Allora da una parte c'è una mano priva di vitalità, dall'altra degli occhi e dei cuori che giudicano e condannano per dare la morte. Gesù conosce i loro pensieri, ma dice a quell'uomo: alzati e mettiti nel mezzo. Mentre quelli pongono nel mezzo la legge svuotata di contenuto, Gesù pone nel mezzo l'uomo, il singolo uomo. E come nel caso della donna adultera, si pone anche lui in mezzo, vicino a lui. Si consegna agli uomini perché l'uomo sia posto al centro. Lui che è il figlio di Dio, che si dice figlio dell'uomo anche. Ed ecco allora la domanda di Gesù che tenta ancora una volta di aprire le coscienze. Giorno di sabato, è lecito fare del bene o fare del male? Salvare una vita o sopprimerla? La risposta non viene data e allora Gesù volge lo sguardo tutti intorno, li osserva e dice all'uomo: tendi la tua mano. Così la sua mano viene guarita. Ma purtroppo quegli uomini fuori di sé dalla collera si misero appunto a discutere cosa avrebbero potuto fare a Gesù. Possiamo dire che anche a ciascuno di noi Gesù comanda, dice di stendere la nostra mano, quella parte che solitamente vorremmo nascondere perché è proprio quella che deve essere guarita e deve rivivere per essere aperta al dono. Purtroppo quei cuori malati, quegli occhi e quei silenzi che nascondevano peccato e desiderio di male contro Gesù, rifiutano la salvezza e non possono diventare proclamazione di verità e di amore. Ritorno a sottolineare il fatto che Gesù osserva ogni persona, li distingue, non ci guarda tutti insieme. Faccio notare anche che nel testo parallelo di Marco si dice che in quell'occasione i farisei si allearono con gli erodiani, che erano sempre stati tra loro nemici. Può succedere che anche il potere religioso e il potere politico si alleano per sostenersi e per far tacere chi mette in luce la verità e dà la vita, portando la rovina. Ma Gesù guarda l'umile e compie guarigioni a tutti i sofferenti. Fate caso, la maggior parte dei miracoli è rivolta a persone singole sofferenti. Venivano da lui condotti e su ciascuno poneva le mani e li curava. Io sono il buon pastore, diceva, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Il buon padrone chiama le pecore per nome, cioè le conosce una a una e dà la vita per esse, perché ognuna è un bene preziosissimo, lo scopo stesso della creazione, della società e delle leggi. Non può essere sacrificata una vita di un singolo neanche per avvantaggio della collettività. Anche la funzione dello Stato non è quella di dominare e controllare tutto, ma di essere al servizio delle persone, delle famiglie, della libera opera, onesta intraprendenza. I potenti che oggi vogliono sostituirsi a Dio per rifare l'uomo e ricreare il mondo contro lo Spirito Santo, questi alla morte si troveranno, per loro stessa scelta, ad essere per sempre lontani dal Signore, nelle tenebre, nel pianto e stridore di denti. Allora c'è bisogno di guarigione, di purificazione. Il mondo ha bisogno di essere purificato. E San Paolo nella prima lettura dice: sono lieto
nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Ecco, siccome in noi manca una partecipazione piena alle sue tribolazioni, per partecipare anche alla sua risurrezione, è per questo che dobbiamo chiedere, nel partecipare al sacrificio eucaristico, di essere uniti a Cristo, in cui sono nascosti davvero tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Fratelli e sorelle, il Padre che abbiamo nei cieli vuol fare di noi un solo popolo in cammino verso una vita piena nella libertà. Uniti a Cristo, speranza nostra, diciamo. O Dio, fortifica i nostri cuori. O Dio, fortifica i nostri cuori. Perché il popolo dei battezzati diventi perfetto in Cristo, obbediente alla volontà del Padre e testimone di apertura all'umano, nella sua totalità, senza meschinità e inutili paure, preghiamo. Dio, fortifica i nostri cuori. Perché i cristiani, chiamati a servire la comunità civile, ricoprendo ruoli di guida, abbiano risorse di bontà e di intelligenza per rendere la comunità umana più giusta e pacifica, soprattutto per i più poveri e deboli, preghiamo. Dio, fortifica i nostri cuori. Perché gli scienziati siano sempre guidati nella loro ricerca dal desiderio del bene di tutti e non solo di coloro per i quali lavorano e da cui sono economicamente sostenuti, preghiamo. O Dio, fortifica i nostri cuori. Perché coloro che sostengono prove e infermità trovino un senso al dolore in unione con le sofferenze di Cristo e attingano forza dalla partecipazione ai sacramenti, preghiamo. O Dio, fortifica i nostri cuori. Perché tutti noi possiamo lasciarci trasformare dal contatto quotidiano con la parola di Dio e diventiamo operatori di concordia e di verità con coraggio e risolutezza, preghiamo. O Dio, fortifica i nostri cuori. O Padre, apri i nostri cuori alla fiducia di fronte al mistero della vita e alla pienezza dei tuoi doni, perché in tutto sia glorificato il tuo santo nome, per Cristo nostro Signore.